Benvenuti a tavola. È un programma presentato da Capelli e Vanità a Belluno. Un caloroso saluto da Cortina. Benvenuti alla prima puntata della nuova stagione di Benvenuti a tavola. Siamo al Tivoli a Cortina, la giornata è meravigliosa, autunnale. In tema con questa giornata preparerò un piatto che ormai è solidamente presente nella carta e non lo toglieremo per un bel pezzo. Si chiama passeggiata nel bosco. In questo caso c'è la versione autunnale, quindi utilizzeremo il filetto di cervo, che è una carne molto, molto delicata, molto, molto fine, elegante, però appunto per questo deve essere lavorata in maniera attenta. Questa è una crema di erbe spontanee, ci sono dentro delle sciopette, della rucola selvatica, poi altre cose, tarassaco. Questa è una crema di zucca per dare un po' la componente acida di supporto, una crema di zucca corretta con l'aceto balsamico. Questa è una pasta frolla salata con cacao e porcini secchi per dare anche proprio il profumo del bosco, per richiamare ancora in maniera inconscia anche questo piatto. E questo pane tipico di Cortina, la puccia croccante, che quindi non può mancare sempre per tagliare un po' l'abbinamento e dare anche quella parte croccante. Il tutto verrà tenuto assieme con una maionese allo yogurt. È una parte di maionese, due parti di yogurt. Va benissimo anche questo per dare acidità e per dare una liaison a tutto il piatto. Allora, iniziamo con il preparare il filetto di cervo. Allora, ricaviamo dalla parte centrale del filetto questo trancio, appena appena un po' di sale e pepe, e diamo una rosolatura molto, molto decisa, molto decisa. Per cuocere bene e valorizzare al massimo questa carne è abbastanza importante cercare di non cuocerla all'interno, ma lasciarla abbastanza cruda. Sembra una cosa insolita, ma con la qualità di questa carne è importante lavorare in questo modo. Padella molto calda, non tanto olio. Dobbiamo cercare di colorarla solo all'esterno. Questo piatto si può fare anche se una persona fosse, come dire, contraria all'utilizzo della selvaggina, perché magari è contraria a questo gusto un po' marcato, questa personalità un po' spiccata. Possiamo utilizzare ugualmente bene anche il filetto di manzo, purché sia una carne nobile e molto tenera. Ok, dopo alla fine utilizzeremo anche queste cialde croccanti, sono delle rape rosse e delle carotine, delle erbe nostre, in maniera da legare ancora di più questo concetto di passeggiata nel bosco. Capelli e Vanità a Belluno è il negozio altamente specializzato nella consulenza e vendita di parrucche, modelli in fibre naturali, pratiche, confortevoli. Si adattano perfettamente alle vostre esigenze, alla vostra personalità. Vi aspetto nel mio negozio a Belluno, in via Zuppani, vicino a Piazza Piloni. Anche con toupé, turbanti e più di 150 modelli di parrucche. A questo punto arriva Gianluca con la tartare di cervo che abbiamo condito dentro con, si può condire a piacere. In questa ci sono dei capperi, delle acciughe, qualcuno mette l'uovo, qualcuno no, un po' di olio di oliva, un po' di succo di limone per l'acidità. Adesso facciamo veloce la ricetta perché dopo Gianluca deve andare, che Anna lo aspetta per fare la pasta a casa, che sennò dopo prendiamo le critiche. Ecco Gianluca che sta preparando la base della passeggiata. Ecco la tartare. Ecco il filetto, cervo. Peccato non possiate sentire il profumo, però è una carne veramente giusta. Ecco la passeggiata nel bosco, pronta. È tutto, ci vediamo per una nuova puntata di Benvenuti a tavola per una nuova ricetta dal Tivoli di Cortina. Un caloroso saluto. Oh,
Benvenuti a tavola è stato offerto da Capelli e Vanità a Belluno.